camper, non so che ce l'ha poi fatto, ho fatto manutenzione, non fare il beep, eh! Comincia ad arrancare. Dai nonno, ti do doppio raffreddamento, va bene? In provincia di Bologna, a Savigno per esattezza. Moscerini sì, ma zanzare no. Poche mosche, una ogni 30 minuti che però se ne va. Arrivando un caldo molto molto potente in camper, come alcuni di voi mi dicevano, il caldo si fa sentire parecchio, beh. Quando ti trovi in mezzo alla natura ti dimentichi quasi di essere al mondo, anche se lo sei di più di prima. Non sapevo che esistessero posti così belli in Italia, non lo sapevo. Continuando a girare, continuando a viaggiare, senza avere il bisogno di spendere, di comprarsi magliette, di comprarsi oggetti, accontentandosi soltanto di girare e visitare, come premio per il solo fatto di stare al mondo. Non si spende molto. L'ultimo mese abbiamo speso 500 euro, 520. È stato buono perché comunque hai abbassato un po'. Sicuramente il gas incide molto. Sicuramente lo stare nelle aree di sosta gratuite con la colonnina e avere un fornellino e dei riscaldamenti elettrici può favorire l'essere full timer, a volte magari un po' stanziale. Non so, fare un viaggio ogni 10 giorni, un viaggio di almeno 70 km ogni 10 giorni, perché quindi consumi meno carburante e di conseguenza cosa vuoi, moschina? Dai, lasciami perdere, sto facendo il video, sì. Guarda come insiste. La gente della provincia di Bologna è spassosa, ragazzi, molto gentile. Sono andato prima a chiedere, perché siamo in un'area camper, sono andato prima a chiedere in un bar e gentilmente mi fa: guarda, alle tue spalle c'è l'ufficio anagrafe, vai dentro a chiedere informazioni. Con una tranquillità e con una gentilezza, proprio come dire quel tipo: scusa, mi passi il sale. Tante volte ci dimentichiamo che con un minimo di gentilezza, con un minimo di accoglienza verso le persone che ci vengono a trovare o ci chiedono informazioni, facciamo più bene a noi che alla persona che ha bisogno di aiuto. Ne sentite tante verso di me, verso di altri, però ho imparato a fregarmene, ragazzi, ho imparato che quando cammini per strada ti capita spesso il sasso sotto i piedi e ti dà fastidio, ma più delle volte ti capita la strada libera e puoi camminare tranquillamente. Non so da che cosa proviene, è una cosa insita nell'essere umano, cercare il bene. Tutti cerchiamo la serenità, tutti quanti cerchiamo un posto per stare meglio. E a volte qualcuno la trova, magari deve cercare tanto, magari la fortuna gliela fa trovare al volo. Magari il fatto che abbia un carattere difficile, non lo so, è molto esigente magari, non lo fa
lo fa raggiungere quella che potrebbe essere stata la, la sua meta subito, non so. Tante volte si cerca qualcosa senza nemmeno avere idea di ciò che si sta cercando. Tante altre le cose arrivano così. Io non mi arrendo. Ho fatto tanti anni un lavoro da dipendente, poi ho mollato il colpo, sono andato un anno a Palma de Mallorca. Probabilmente non ci credevo abbastanza, o probabilmente non avevo le competenze, chi può dire? Sono tanti motivi, possono essere tanti motivi, ma una cosa la so, che sono perseverante. Sono sempre stato così, anche da bambino. Quando volevo qualcosa, mi mettevo dietro l'obiettivo, anche se non sapevo cosa fosse, e continuavo a seguirlo, Quando qualcuno vi dice che non potete fare questa cosa, non ascoltate, non date diretta. Fate come se fosse stato un moscerino nell'orecchio. Io faccio sempre così. E molte volte, dopo le mie ricerche assidue, perché sono state assidue, ho trovato quello che volevo. Con questo vi do un bacione e vi auguro una buona giornata. Beh.